Perché i fiori nell'aiuola erano degli iris. Iris. Grazie. Era Iris o Iris. Amica, Iris. Anche perché l'iris è un fiume che è un fiore che anche a me piace molto. Piace? Sì, perché è viola, giusto? Oltretutto vive con poca acqua. A come me piacciono te? Quelle piante park, forti, che si muovono. Cioè, sì. La pianta parca. Bello. Che sta bello. Nei parchi. Sì, infatti, vive proprio con poco, gli dai tipo 7 euro. Sì, sì. E campa per una settimana. Sì, sì. Torniamo all'attualità, è il momento di Primo Maggio che passione! Va ora in onda Primo Maggio che passione, momenti indimenticabili e peculiarità segrete del concertone del Primo Maggio, yes, in piazza San Giovanni a Roma. Conduce il DJ che tutte le diciottenni vorrebbero alla propria festa. Come no? DJ Papi! L'industria illegale cinese della contraffazione, in accordo con l'industria illegale napoletana della contraffazione, è spalleggiata dalla industria illegale russa della contraffazione, ha organizzato per il concertone del primo maggio un'offensiva di contraffazione senza precedenti. Oltre alle sempreverdi t-shirt Adidas e alle scarpe Mike, nella piazza erano presenti numerose bandiere di Che Guevara, ma anche bandane di Vasco Rosa. Taroccati anche i sindacati CGR, CIRS e WIR. Una precisazione doverosa: i cantanti e i gruppi sono esibiti al pomeriggio, quelli che per aspetto repertorio sembravano gli stessi che ti fottono il portafoglio alla stazione erano invece autentici. Sì. È vero. Perché è una cosa particolare, il pomeriggio del primo maggio, prima che arrivino le star, è questo microcosmo, posso dirlo, sono colleghi anche che in parte amo, sono nostri amici, che però di media fanno un po' schifo al cazzo. E la media di su 3, però 4, sono amici e colleghi, però, certo. Però la media sonora, se posso fare un'imitazione del pomeriggio del primo maggio, è: devi caggio questo cara che ti molto certo, c'è sempre un po' di City Rebels dentro, c'è un po' di un po' quel modo un po' balcanico. Balcanico, bravo, quel zinger. Qualche strumento etnico, se c'è sempre una fisarmonica. Nel backstage di Piazza San Giovanni si è svolta la consueta gara di pernacchie con la mano sotto la scena, un appuntamento immancabile del primo maggio romano. Vincitore annunciato Enzo Avitabile. Sì. Ben piazzati Cristiano di Marlene Kunz. Ma come, Godano? Emanuele Agnelli degli After Hours. Sì, sì. Squalificato il segretario generale della CGIL Epifani perché era partito bene, ma poi si è scoperto che aveva nascosto sotto l'ascella il cuscino scorreggione. Esatto. E allora così chiazzo, sono capaci tutti, dai. Però mentre facevano tra, c'erano i gruppi di prima che facevano. Allora, well, solo a tarda sera la security tamburiata sindacato, il testo mi è piaciuto molto. Solo a tarda sera la security è riuscita a bloccare l'energumeno che aveva impazzato sul palco per tutto il giorno presentando i cantanti urlando frasi sconnesse fra cui il testo di Imagine, continuando a dire buon primo maggio alla cazzo di cane e sostenendo di essere l'attore Sergio Castellitto. Peraltro gli assomigliava abbastanza, per cui era anche facile cascarci. Certo. Il cantante Peppe Voltarelli, esibitosi nel pomeriggio, con il seguente pezzo. Ha vinto il premio speciale primo maggio per avere suscitato nel maggior numero di telespettatori 1.071.252 la domanda: e questo chi cazzo è? Un po' così. Io ho ricevuto due messaggi così, ma questo esatto, io me lo sono detto a me stesso veramente, perché non conosci il parto delle nuvole pesanti. E li conosco benissimo, gruppo rock calabrese. Ho capito. A causa di uno sfortunato accavallamento di break pubblicitari, il pubblico televisivo non ha potuto assistere a una performance che invece ha deliziato il pubblico di Piazza San Giovanni. Marina Rei che incendiava non la leggo, dai. Incendiava la scoreggia. È la verità. L'ho visto Marina Rai che incendiamo le scoregge con l'accendino durante il set di Skin degli Scancananzi. Sì, che in TV non è passato, è un peccato, però su YouTube c'è. E caccio fa tesoro, dicendo chiama Italia. È vero, ottima prossima sigla. Allora, un po' di musica dal vivo per ricreare un po' l'atmosfera così modello primo maggio. Attenzione, il collegamento invece è con la sigla di questa trasmissione, nella quale tu, parlando di questa città, sì, l'hai definita in molte maniere, ma soprattutto Milano, una città per cantare. Certo.
Bene, questa è una città per cantare, ma non nella versione di Rod, bensì in quella autentica di Jackson Browne. Grazie, fammi il lavoro, i compagni, lo sciopero, lo vale così.